Shalom a tutti, questi due parashot, Vayakhel e Pekudei, che leggeremo in questo Shabbat, trattano della costruzione pratica proprio del Mishkan, di questo santuario che Hashem ha chiesto ai figli di Israele di costruire. Uno degli oggetti che si trovava dentro al Mishkan era il Kior. Il Kior era questo lavabo dove i Coanim, i sacerdoti, si lavavano le mani prima di cominciare a fare il servizio nel Mishkan. Interessante notare che questo Kior era creato dagli specchi che le donne avevano voluto regalare al tempio, gli specchi personali dove loro si specchiavano. Cerchiamo di capire cos'è il concetto dello specchio, un concetto molto importante, molto profondo. Lo specchio è niente altro che un vetro con una lastra di materiale argentato dietro a questo vetro. Se ci fosse soltanto il vetro, una persona riuscirebbe a guardare tramite questo vetro, a vedere avanti. Però lo specchio blocca la visuale. Una persona non riesce a vedere avanti, bensì riesce a vedere se stesso e dietro a lui. Vale a dire che lo specchio, secondo il linguaggio della Kabbalah, rappresenta un blocco, un ostacolo, una sfida. Però questa sfida che noi abbiamo, questo blocco che noi abbiamo, che non riusciamo a guardare avanti, ci dà un livello molto più alto, perché tramite questo blocco che noi abbiamo, noi riusciamo a vedere noi stessi, perciò le nostre potenzialità, la nostra vera forza innata che abbiamo dentro, che certe volte noi non conosciamo, e riusciamo a vedere quello che è dietro di noi, perciò da dove noi deriviamo, chi noi siamo, le nostre origini. Perciò è vero che lo specchio simboleggia un blocco. Ma questo blocco è soltanto per il nostro bene. Molte volte nella vita abbiamo delle sfide, delle difficoltà, ma che Dio ci manda soltanto per spronare, per farci conoscere le vere potenzialità che noi abbiamo e darci la forza di poter combattere. Perciò quando noi guardiamo noi stessi in profondità e vediamo che in effetti possiamo sormontare le difficoltà della nostra vita, ecco, questa è l'idea dello specchio. Guardiamo noi stessi. Da questa parasha impariamo che ogni cosa che avviene nel mondo è soltanto per il nostro bene e anche quando ci sembra una difficoltà, questo è soltanto per vedere che in effetti abbiamo una forza innata e possiamo sorpassare ogni forma di difficoltà. Shabbat shalom a tutti e ringraziamo le nostre donne che ci hanno dato questo meraviglioso messaggio.